Quale ti starò se mangi? Che fiori quando su? Io su maggio a portarò! Sempre in pietra e mi console! Io per rosa senza sole, io per rosa morirò! Purito quando è bella rosa! Quando sono corona sposa! E quando va a cuoriò! Ti sono giugnato la mente! Vengo a cuffa di che pai! E se la ciuccia mi arrai! Tengo che allora a mangiare! Sono venuto che se va! Con una buona intenzione! Con l'abbondanza lo raccolgo! Me ne porto in quantità! Cosa vuoi? Ma è sì! Scialamo chi va scialà! Lui è con mi cerire, senza fuoco vatto fumo, e va a picci, e va a lume, e chi mi viene a rinfrescare? E va a rosta a poco, sono ancora dell'estate, e mo sono venenato, casi chiamo Mesaus. Caporisso cosa rosso, senza fuoco come me. Mannaggia usta, caccia colpi poverini, casi lui è fucarino. Mi siete mai usti che può fare? Lui è vero a picciolare, famo la gente all'erta all'erta, tutto gusta a bocca aperta. Ah, pulite l'acqua a me. Arusandandona già pigliato. La cosa bella è che questa sera l'abbiamo rivista impersonata da personaggi e il più giovane aveva 40 anni, quindi praticamente stiamo parlando di personaggi che sono abbastanza esperti. Miei signori, allora mente, ecco qua. Io sono settembre. E vi ha fatto bene sempre. Sempre bene vi farò. Si coccoruna samoressa e fam. Se ne va per la campagna. Oh, fi, persi che castagni. Te ne sembra che mangiò. I sono tutti champagne. Sono settembre e tanta pasta. Quasi quasi che sta pasta. E ottobre partirò. Sono d'ottobre a voi figlioli. Preparatevi cupelle. Accorciatevi, gunnello, accorrite a Voligna. A chi un vecchio uno lascia, a chi un giorno faccia bene con Daniel, e lì uno porta a pisare. Come corre sta figliola, per stancare il guaglione, che sta un coppo sul bottone, a te guaglione, non da fa fa. Tu asiente sta chiamata, e chi chiama il padrone, che va a cercare la figliola, per la fesce ne ha posato. E sono noi, che è suo figlio di dicembre, ma bene, fatti ma. Sono dicembre a San Bruno, San Bebè finisce l'anno, ma che ancora tutto San, che è chiudura, scurte qua. Dite tutti mille grazie! Mille grazie di Canchino, fratelli miei, addio e Dio, andiamo da parte, eh? Si poteva vedere che anche le vecchiette conoscevano tutte le strofe, quindi vuol dire che era una tradizione ben radicata. I testi, tramandati dalla cultura orale, raccontano pregi e difetti di ognuno dei 12 mesi e sono interpretati dai vivaci contadini viscianesi che, meglio di chiunque altro, entrano nella parte a loro assegnata. La popolazione segue il corteo e vivo brilla negli occhi delle persone presenti il ricordo di un tempo che sembrava ormai passato, ma che per un pomeriggio torna in questo suggestivo paese. La fresca aria di montagna che si respira rende magica l'esilarante esibizione dei 12 mesi prima e dei protagonisti la canzone di Zezza poi. Sta sempre Gabriele da Lupin.
La canzone di Zezza è una rappresentazione teatrale popolare i cui personaggi principali sono Pulcinella, ossia Carnevale, la moglie Zezza, la figlia Vicenzella e Don Nicola Pacchesicco, pretendente di Vicenzella. Passando invece alla canzone di Zezza, anch'essa molto antica, anch'essa appartenente all'oralità, è un qualcosa in cui compare uno dei principali protagonisti della scena napoletana, che è Pulcinella. Assieme a lui ritroviamo la moglie, ritroviamo la figlia, ritroviamo questo professore squattrinato che probabilmente non è altro che un finto studente. E appunto questa donna cerca di fare il possibile affinché la figlia trovi marito, visto che di entrambe abbiamo... si può intuire appunto che siano abbastanza di facili costumi, mentre il marito, che pretende, Pulcinella pretende di conoscere un po' tutto, alla fine si ritrova insomma senza poter comandare nulla e deve quasi scappare con la coda tra le gambe. Ed è una delle tradizioni che cerchiamo di portare avanti, soprattutto con questo progetto, grazie alla comunità montana, grazie alla soluzione culturale Spazio a Livella, che ha permesso che questo paese in queste sere ritrovasse queste tradizioni, sperando che vengano rivissute con più frequenza. Manifestazione, la festa ritrovata, in particolar modo la festa dei 12 mesi, coinvolge l'intero paese, abbracciandolo in un'atmosfera di gioia e ricordo. A partire dal pomeriggio di sabato, la piazza Lancellotti si è andata pian piano riempiendo, allorquando iniziano ad arrivare gli espositori. Convegno dal titolo Tradizioni, folklore, cultura laica e religiosa, alla presenza delle massime autorità cittadine e della comunità montana Montedonico Tribucco, apre ufficialmente la manifestazione. Sono i due elementi, piazza ed oralità, basti pensare ad Omero, piazza ed oralità, che alimentano, diciamo, le permanenze delle tradizioni. Ma c'è un nemico.